Si lavora qui per meglio attrezzare l'area del parco suburbano di Alcamo, area del parco suburbano San Francesco. Gino Tusa per l'associazione Laurus Cultura e Ambiente, che ha in gestione quest'area comunale. Il presidente della Laurus è Giuseppe Cavarretta, subentrato nel ruolo al defunto Gianni Gervasi. Troviamo qui appunto Gino Tusa. Che attività ci sono in programma? Qui state predisponendo un'area Sì, picnic? intanto buongiorno. Sì, proprio questo, un'area picnic per dare la possibilità a chi vuole prossimamente di venire qua al parco e passare una domenica o una giornata con la famiglia, con gli amici, quel che sia. Infatti sono queste casette che abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto il presepe. All'interno di ogni casetta ci sarà una graticola e la carbonella e chiunque viene, quindi si può prendere la sua graticola, arrostire la sua carne e passare una giornata al parco. Questo parco sarà aperto al pubblico anche nella giornata di Pasqua. Il parco è sempre aperto, il parco non ha chiusure. Magari non troveranno il personale per un paio d'ore, 3 ore, perché è andato, poi noi andiamo a mangiare, giustamente, o qualche sì, ma il parco è aperto, perché deve essere fruito da chiunque, anche chi si fa una passeggiata per Pasqua o per Natale, come è stato questo. Bene, c'è anche l'importante realtà dei vigilanti del verde. Perfettissimo, questa è una realtà che già da una settimana e qualche giorno i ragazzi vanno a fare servizio fuori in tutte le aree verdi cittadine. Infatti per ora stanno monitorando quello che c'è, che sono in uno stato pietoso, in uno stato attuale, c'è molta sporcizia e tutto. E in più il loro ruolo principale è quello di educare le persone al rispetto delle aree verdi. Anzi, questo è un appello che io voglio lanciare, vedendo le ragazze conversate, aiutatele per questa. Il vero scopo diciamo, è questo, quello di educare le persone al rispetto delle aree Ecco, verdi. ricordiamo chi e quanti sono questi vigilanti del Allora, i verde. vigilanti sono in tutto 11, sono 11 ragazze che hanno fatto il corso sposato dal comune, quindi questo è un progetto che abbiamo fatto assieme al comune di Alcamo. Intanto loro hanno sia una casacchina con la scritta Città di Alcamo Associazione, sia un tesserino che porta firma da parte del sindaco, quindi in un certo senso hanno questa cosa di no, autorità no, però come posso dire, questa riconoscenza, ecco, sul territorio. Con la Lega del Cane è stata predisposta un'area per fare giocare gli amici a quattro zampe. Incontriamo più da vicino questa asina, giusto, signor Sebastiano Sì, Maniscalchi? facciamo in modo che la mattina facciamo camminare un po' e praticamente gli facciamo mangiare l'erba del parco in alcune parti che noi già la lasciamo, magari per lei avere un po' d'erba, oltre magari al secco che mangia. E diciamo così, ci passiamo un po' il tempo con lei. Si chiama Robertina? Si chiama Robertina. È la nostra mascotte per i bambini per quando fanno il compleanno. Magari la mamma viene qua, guarda solo che ci sono dal terreno e poi all'ultimo magari gli facciamo fare il giro con l'asinella per il parco. C'è purtroppo da sottolineare anche un aspetto legato all'inciviltà di chi continua a perpetrare degli atti di vandalismo in questa zona. Che cosa succede? Sì, infatti venerdì o il sabato sera che i ragazzi sono affacciati al bastione con le bottiglie di birra che bevendo e poi praticamente buttano per terra qua sotto il bastione la bottiglia rompendosi.
non fa altro, non per la raccolta, perché noi raccogliamo sempre, ma siccome abbiamo fatto una piccola area cani, e i cani magari passando sul vetro possono tagliarsi un piede, qualcosa del genere, quindi invito ai ragazzi gentilmente di buttare le bottiglie di vetro nel contenitore apposito lì sopra. Proseguono intanto le attività didattiche al Parco Suburbano San Francesco e per domani è prevista anche una caccia alle uova organizzata con il Comitato di Alcamo della Croce Rossa Italiana.